Sei sicura che sia proprio lui? È lui che ha sparato al poliziotto. Ho convinto mio padre sui uomini e l'hanno individuato. Tu perché mi stai aiutando? Io ho voluto bene a tuo fratello perché è stato il primo uomo onesto che ho conosciuto. E se adesso si trova in carcere è anche per colpa mia. Ho un debito di riconoscenza con lui. Grazie. Stai attento. Sono pronto a dare la vita per mio fratello. Chi sono io non ti deve importare. Io so chi sei tu e questo basta. Hai ammazzato un poliziotto e un innocente sta per essere condannato al posto tuo. Non so di cosa stai parlando. Ora non stai più in giro, bastardo di un italiano. Certo che l'ho ucciso io, che il poliziotto. E sei un italiano a pagare tanto meglio. Se sai pregare, prega, perché queste saranno! Vattene, ci pensiamo noi, vattene! Ho fatto fuori il mio compaesano, un uomo che era sotto la mia protezione, e hai ucciso un poliziotto. Ora ti andrei a costituire. Non ci penso nemmeno. Se devo morire, non sarà sulla sedia elettrica. Se vuoi, puoi pure spararmi adesso. Io per uno come te non lo spreco nemmeno un proiettile. Anche perché sono certo che ci andrai alla polizia. Ci andrai. Ci andrai, vero? Se non vuoi che capiti qualcosa di spiacevole alla tua famiglia. Eleonora, non speravo di incontrarti nuovamente. Ho un appuntamento con una persona. Posso farti compagnia mentre aspetti? No, preferirei di no. Scusami, devo andare. Ascolta, un momento. Ciao, mamma. Ciao. Scusa il ritardo. Non importa, andiamo. Sì. Noi ci conosciamo. Buonasera. E dove vi sareste conosciuti? È stato un incontro casuale come il nostro di oggi. Sì, in biblioteca. Sì. Gli ho consigliato delle letture per le sue tranquille serate a casa. Però non ho avuto il piacere di essere presentato. Sono il conte Hermann Ludovici. Conte Riccardo Aldrovandi. Tu devi avere 16-17 anni, vero? 17 fra un mese. Ora dobbiamo proprio andare. Conte Ludovici. Contessa.
Io non capisco quello che sta succedendo a Nicola. Mi sembra tutto così strano. Ma perché dici questo? Per tanto tempo non abbiamo avuto sue notizie. Adesso Pietro l'ha con lui. E invece di denunciare che torneranno subito... Sono venuta qui per chiarire i miei rapporti con Franca. Ma non è questo il momento, eh? No. Beh, devo dirle una cosa importante. Sono qui. Sono qui. Non piangere, tesoro. E tu che ci fai qui? So bene quello che pensi sul mio conto, Franca, ma se sono qui c'è una ragione. Quale? Ho sempre saputo che tipo di uomo fosse Herman. E so anche che sono stata sua complice, ma sono cambiata. E te lo voglio dimostrare. Ma chi vuoi prendere in giro? Il falso ravvedimento che hai fatto credere agli altri. A me non convince affatto. È solo un modo subdolo per farti accettare in questa casa. Giustamente hai il diritto di pensarla come vuoi, ma sono sicura che dopo che avrai visto questi documenti cambierai idea su di me. Qualsiasi cosa tu dica, io non ti credo. Vattene. Ti prego. Sono le prove che l'uccisione di tuo padre è opera di Herman Ludovici. E io le consegno a te. Come ne sei venuto in possesso? Questo non ha importanza. Ma il fatto stesso che te le stia consegnando significa che sono cambiata, no? Quell'uomo è il diavolo in persona. E non vorrei che, abituata a corrompere tutti, riesca ancora a farla franca. Ti prometto che questa volta lo incastreremo. So anche che ci può aiutare, Franca, e ti puoi fidare di me. Nicola! Nicola! Ce l'abbiamo fatta. È finita. Dico, è finito. Ero sicuro che non potevi essere stato tu. Fin dal primo momento ho creduto alla tua buona fede. Sei innocente. Marco, non l'ho ammazzato io? No. L'irlandese si è costituito solo ieri. Ma quando posso uscire da qui? Aspetta. Aspetta, siediti. Ci vorrà ancora un po' di tempo. I giudici hanno già deciso il riesame del processo, però tu devi avere ancora un po' di pazienza, d'accordo? Sono libero. E tu? Torno in Italia. Per adesso senza di te. Voglio tornare a casa, spiegare tutto alla nostra famiglia. Non voglio che ci siano ombre su questa storia quando ritorni. Ma come hai fatto a scoprire l'irlandese? C'è una persona senza la quale non avrei potuto far niente. Folco. Suor Francesca. Guarda, è una persona che si è talmente affezionata a te da essersi messa contro il padre. Angela. È qui. Angela è qua? Sì. Ascolta, se non te la senti di vederla, mi ha chiesto di darti questo, il tuo passaporto.
Senti, io devo partire adesso. Forza. Grazie. Ti voglio bene. Ci vediamo a casa. Coraggio. Perdonami. Prima ti ho mentito, poi mi sono innamorata di te. Anch'io. No, Nicola. Tu ti sei aggrappato a me come ad un'ancora di salvezza. Ed ecco il punto che mi sono resa conto che non potevo strapparti la tua famiglia. Il resto lo capisci. Che peccato. Il nostro è stato un incontro fra schiavi. C'è la libertà che ci siamo conquistati e adesso ci divide. Tu... anche tu sei libera? Come? Ho rotto con mio padre e con il clan. E lui mi ha cacciata. Partirò. Andrò a rifarmi una vita come una donna qualunque. In cerca di quell'amore che mi era illusa di aver trovato. Addio, Nicola. Buona fortuna. Aspetta. Sei sicura di questo avvocato? Franca, l'avvocato Foschi è uno dei più attendibili e dei più noti della capitale. E perché dovrebbe aiutare proprio noi? Perché Herman è stato molto sleale anche con lui. Sono sicura che l'avvocato nutre un sentimento di vendetta. E poi chissà, magari riuscirlo a mandare in carcere lo affascina, no? Coraggio, andiamo. Cara Elisa, credevo ti fossi scordata di me. Se mi fossi scordata non sarei qui. E poi tu non sei un tipo che si scorda facilmente. Beh, i complimenti di una bella donna sono sempre ben accetti. Franca Pironi, l'avvocato Foschi. Avvocato. Onoratissimo. Prego. Grazie. È talmente raro vedere due donne così belle nello stesso tempo. A che cosa devo l'onore di questa visita? Siamo venute qui per portarti queste carte. E vorremmo sapere se accetti l'incarico di procedere contro Herman sulla base di queste documentazioni, ovviamente. È strano che tu ti sia procurata tutti questi documenti. Come hai fatto? Beh, l'importante è che li abbiano. Certo. Voglio mandare in galera l'uomo che ha ucciso mio padre. Herman Ludovici. Una richiesta più che logica. Elisa, posso sapere perché hai scelto proprio me per questo incarico? Innanzitutto perché sei il miglior avvocato che c'è a Roma. E il secondo motivo è perché, siccome so che Herman è stato scorretto nei tuoi confronti, chi meglio di te può occuparsi di questo caso? Credo che... accetterò. No, anzi. Accetto fin d'ora con entusiasmo l'incarico. E chiederò aiuto a un mio amico, un giudice incorruttibile che
non esiterà ad emettere una sentenza definitiva. Grazie. No, sono io che vi ringrazio. E per questo incarico non chiederò nessuna parcella. A cosa stai pensando? Quando sono qui al borgo, sono pervaso da una particolare piacevole sensazione. È come se sentissi la vicinanza degli obrofari, come una belva che attende la sua preda. Ti stai vestendo? Dove vai? A Roma. Sono stato invitato ad una cena galante dalla quale non posso assolutamente mancare. E non mi porti con te? Mia cara, tu mi piaci. Ma non hai la mia esclusiva. Anche le altre mie amiche hanno bisogno delle mie performance. Beh, per un periodo potresti anche farne a meno. Sì, lo farei. Ma non posso esimermi dal richiamo del sesso, specialmente se proviene da... Da chi? Se è lecito. Curiosità è femmina. Ma io sono un gentiluomo e non posso fare nomi. Soffri? Soffri, soffri. Sarà più eccitante il mio ritorno. Le ostriche, champagne, il fuoco delle candele. Che cos'è, un ritorno di fiamma? Bisogna stare attenti col fuoco. Brucia. Correrò il rischio. La pecorella è tornata all'ovile? Vuole riconquistarmi? Bene, io sono pronto. Che cosa aspettiamo? Più la risposta si fa attendere, più è eccitante, non trovi? L'attesa aumenta il desiderio, come nel corteggiamento. E più si attende, più diventa impossibile controllare i sensi. Sento che questa sarà una serata indimenticabile. Indimenticabile come la tua vecchia fiamma. Il passato non torna mai. Dipende. Aspettiamo ospiti? Ah, una sorpresa. Maresciallo. Conte Ermann Ludovici. La dichiaro in arresto per l'omicidio di Ivo Baldini. Ma che cosa sta dicendo? Se è uno scherzo di cattivo gusto. Non si tratta di uno scherzo. Signorina? Ma cos'è questa storia? Via! Che storia è questa? Sono già stato scagionato da quell'accusa. Un magistrato ha riaperto il caso sulla base del ritrovamento di alcuni documenti che erano stati sottratti. Documenti? Quali documenti? Il magistrato le darà tutte le spiegazioni del caso. Io sono qui soltanto per eseguire il mio dovere. Questo è il mandato d'arresto. La prego di non aggravare la sua posizione. E i gorghi del Tevere? Finiscono nelle fogne, dove risputano il loro lerciume. Stai attenta. Perché il puzzo del lerciume
potrebbe avvelenare i miei carcerieri e darmi la libertà. E allora? Mi dispiace per le ostriche. Stia tranquilla, signorina. Grazie. Avventata, figlia mia, eh? Tutti questi soldi buttati via. Ma quando me le metto tutte queste cose che mi hai regalato? Ah, avrà un sacco d'occasioni, mamma. Innanzitutto ti voglio portare a teatro. Poi al cinematografo e a vedere i posti più belli che ci sono a Roma. Sei un'inguaribile sognatrice. Ma quel mondo è troppo lontano dal mio. Io non mi ci ritroverei proprio. Solo che tu ci devi rimanere, per carità. Nemmeno io sento di appartenerci più, mamma. O forse non ne ho mai veramente fatto parte, ma l'ho capito soltanto l'altra sera quando i carabinieri hanno arrestato Herman. Aveva una faccia che... Beh, io spero che questa volta ci resti in galera e per sempre. Ci puoi contare che ci resta questa volta. Ascolta, ma questa strada non l'abbiamo mica fatta prima? No, diciamo che mi ricorda dei momenti felici, ecco. Non possono continuare così, la devono smettere, raccontano solo quello che gli pare. Che c'è? Hai visto qualcuno che conosci? No, no. Sono soltanto dei ricordi, ma appartengono al passato. Mi hanno detto che mi cercavi. È successo qualcosa di Rene? No, no. Si tratta della sorella della principessa Maria Pia. Lei sta al sanatorio, a sud. E allora? Beh, pare che nel suo viaggio in Africa abbia preso la lepra e adesso sta male, molto male. Ha contratto la lepra? E sta ancora laggiù al sanatorio? Sì, non la fanno uscire, la tengono in isolamento. Oh mio Dio, che disgrazia. La principessa Maria Grazia mi ha pregato di farvi avere questa, quanto prima. Cara Anna, come ti avrà detto Alfiero, sono stata colpita da una grave malattia. Vorrei pregarti di raggiungermi al più presto. Non mi rimane molto tempo ancora da vivere e voglio affidarti le mie ultime volontà. Sei l'unica alla quale posso rivolgermi. Mamma, devo raggiungere la principessa Maria Grazia immediatamente. L'accompagnerò io in treno. Perché? Ha contratto la lepra. La lepra? Oh mio Dio. Voglio venire con te. È pericoloso. Non credo sia il caso. Ha ragione, Alfiero. Ma io devo vederla. Non ho avuto ancora la possibilità di chiederle il perdono. Non è questo il momento, Aurora. La situazione è molto grave, pericolosa. Andrò io ed Alfiero mi accompagnerà. E poi papà sta per tornare dall'America, qualcuno dovrà pure accoglierlo. È vero, Aurora. Tua madre ha ragione. E tu, Anna, mi raccomando, prendi tutte le precauzioni possibili. Sta tranquilla, mamma. Allora io vado a prepararmi. Io intanto darò disposizioni perché la nostra carrozza vi accompagni alla stazione dei treni. Grazie. Aurora. Probabilmente Rodolfo non sa neanche quello che le sta accadendo. Se lei sta per morire, è la loro ultima occasione. Ma l'ultima occasione per cosa? Ma non capisci, nonna? Loro due si amano e si amano moltissimo. Rodolfo ha il diritto di sapere. Ti prego, non interferire. Non un'altra volta, non in questa circostanza. Scusami, nonna, ma io sono certa di essere nel giusto. Rodolfo ha il diritto di essere informato della situazione. E sarò io a farlo. Non lo fare, te ne prego. Thank you.
È una semplice slogatura. Non ti preoccupare, magari quando fai gli esercizi stai attento, riscalda prima i muscoli. Grazie, Dimana. Vai. Infermiera, che altro c'è? C'è un bersagliere che si è bruciato un dito con la vancarica del moschetto. Lo faccio passare. Buongiorno. Vorrei parlare con il tenente May. Aurora, che ci fa lei qui? Sono venuta per parlare della principessa Maria Grazia. Ci lasci soli, per favore, la chiamo io. È passato tanto di quel tempo da quando ci siamo lasciati. Sì, lo so. E so anche che non dovrei darle questo dolore. Ma io credo che sia giusto che lei sappia. La prego, parli. Lei era a conoscenza del fatto che Maria Grazia era andata con la Croce Rossa in Africa per aiutare quella gente disperata e ammalata. E allora? E allora, lì giù ha contratto una grave malattia che le è stata scoperta solo al suo ritorno in Italia, quando si stava occupando di un sanatorio nel sud. Di che malattia si tratta? Purtroppo si tratta di lepra. Oddio, la lepra. È per questo che sono venuta. La principessa Maria Grazia è in fin di vita. Lei sa dov'è, me lo dica. La prego, devo vederlo. Mi dica dov'è. Sì. Mi dispiace aver interrotto quest'idillio. Si tolga immediatamente dalla mia presenza o la faccio sbattere agli arresti. Agli ordini. No, Tommaso! No, Tommaso! Non è come credi. Lasciami! L'ho detto, lasciami! Per favore, non andare! Non è come credi. Fermati! Mettiti sull'attenti. Soldato, quando un tuo superiore ti dà un ordine, devi obbedire. Tenente, lui è Tommaso. È il mio ragazzo. È molto tempo che non ci vediamo e ha sofferto molto quando io credevo di essere innamorata di lei. Forse vedendoci così ha pensato che potesse esserci qualcosa tra di noi, ecco tutto. Capisco la tua reazione. Aurora è venuta semplicemente a darmi una notizia. Una notizia purtroppo per me molto drammatica, che riguarda la principessa Maria Grazia. Il nostro è stato semplicemente un momento di tenerezza, niente di più. Mi scusi. Non dubitare più di lei. Non è emotivo, lei ti ama. E non permettere alla tua gelosia di rovinare il vostro amore. Aurora, la prego, mi aspetti qui. Ho bisogno di alcune informazioni. Vado dal comandante a chiedere il permesso per partire, se non subito, immediatamente. Mi dispiace. Ma che è successo alla principessa? Una cosa terribile. È gravemente malata e morirà. Vorrei tanto poter parlare con lei. E perché non lo fai? Non posso, io... Devi farlo se per te è così importante. Tu devi partire col tenente May. Lui ha ragione, la gelosia può distruggere qualunque sentimento. Io devo smettere di comportarmi come un ragazzino. Mi sei mancato tanto. Anche tu. Io ti amo. Ti amo.
Mi scusi se la disturbo, signor comandante. Comodo, tenente, mi dica. Sono venuto a chiederle un permesso speciale. Ho bisogno di raggiungere un sanatorio nel sud, è una cosa molto importante per me. Non lo metto in dubbio, tenente, ma ho appena ricevuto nuovi ordini. Il nostro reparto è in stato di smobilitazione. Presto partiamo per il fronte. Sì, mi rendo conto, ma si tratta di pochi giorni. Sarei comunque di ritorno in tempo per la partenza. Mi dispiace, tenente, ma non posso accontentarla. Ogni congedo è sospeso. Mi permetto di insistere. Non posso lasciarla andare. È inutile che le ricordi che in eventuale sua assenza verrà considerata diserzione. Lei sa bene le conseguenze. Non ho fatto altro che pensare a te. Riposo. Mi permette una domanda, signor tenente? Certo. Lei andrà dalla principessa? Sì. A costo di rischiare la corte marziale. Si faccia accompagnare da Aurora. Anche lei vorrà dire qualcosa alla principessa. Brofari. Sono io. È un piacere conoscerla di persona. Io sono Suor Lucia. La principessa mi ha molto parlato di lei. Come sta? Dio la sta chiamando accanto a sé. Posso vederla? Ma non preferisce riposarsi un po'? Il viaggio deve essere stato molto stancante. Sì, ma preferirei vederla subito. Può accompagnarmi da lei? Venga. Sei qui. Maria Grazia, io... No, non ti avvicinare, ti prego. Non voglio che mi vedi ridotta in questo stato. La malattia mi sta devastando i lineamenti, ma non lo spirito. Sono serena. L'unica cosa che mi rattriste e mi angoscia è di lasciare questo sanatorio senza una guida di assistenza, di persone che non pensino a se stesse, ma alla sofferenza degli altri. Desidero che sia tu a continuare la mia opera. Questo sanatorio ha bisogno di sostegno e dedizione per poter sopravvivere. Io ti ringrazio. Non sono sicura di essere all'altezza di un compito così importante. Anna, tu sei altruista e coraggiosa, Anna. Io sono certa che nessuno meglio di te potrà fare del bene qui. Ti prego, dimmi che lo farai. Te lo prometto. Anna, ho già scritto il mio testamento. Lo affido a te. Tu provvederai a disporre del mio lascito alle persone che mi hanno servito con affetto e a istituzioni come questa che hanno bisogno di fondi. Ti devo chiedere un'ultima cosa. Tutto quello che vuoi. Vorrei essere sepolta qui, in questa terra, in cima alla collina. Quello che desideri.
quello che desideri. Da quando era arrivata qui, la principessa non si era mai fermata un istante. Prima che arrivasse lei, questo posto era praticamente abbandonato. Lei è riuscita a trasformarlo. Sì, lo so. È sempre stata una persona molto generosa. Molto di più. La sua forza d'animo non aveva limiti. Come sta? Io devo tornare a Roma. Però prima vorrei salutarla. Aspetti. Aspetti, Alfiero. Anche se lo spirito è quello di sempre, la principessa sta molto male e preferisce restare da sola. Posso fare qualcosa per lei? Sì. Pregare. Arrivederci. Ciao, Alfiero. Sia lodato, Gesù. Sempre sia lodato. Venga, ora l'accompagno nella sua stanza dove potrà riposare un po'. Vorrei che mi mostrasse l'ospedale prima. Ho promesso alla principessa di occuparmi del sanatorio e voglio rendermi utile. Sono felice che lei abbia accettato. Papà! Pietro! Pietro! Finalmente! Nicola, come sta? Dopo la lettera non ho saputo più niente. Sta bene, sta bene. Fra circa un mese saranno di nuovo qui. Non puoi immaginare la gioia che mi dai. Raccontami tutto. No, 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 non voglio che Franca ci senta. Pietro! E Nicola, dove sta? Non nascondi per farmi una sorpresa. No, no. Purtroppo Nicola tornerà tra 3 o 4 settimane. Sai, aveva un lavoro da sbrigare. Tornerà da te, da Ivo. Come sta? Come l'hai trovato? Bene, è una roccia. Che peccato che non sia qui con noi oggi. La felicità sarebbe stata doppia. Perché? Guarda qui. Condannato Herman Ludovici a 20 anni per l'omicidio di Ivo Baldini. Ma com'è possibile? Se le prove le aveva lui. C'è stato un santo in paradiso che mi ha assistito. E chi? Elisa. È lei che gli ha soffiato la sotto il naso. E poi l'avvocato Foschi ha fatto il resto. Qui bisogna festeggiare. Andiamo. Tenente May. Come sta la principessa? Molto male. Vado da lei. Aspetti. Aspetti, Rodolfo. La lebbra è una malattia terribile. La principessa ha il volto sfigurato. Non mi importa. Lei sa quello che provo per la principessa. La prego, mi lasci andare. Questa potrebbe essere l'ultima occasione che ho per rivederla. Per dirle quanto la amo. E allora vada. È là in fondo a questo corridoio. Mamma. Tu non dovresti essere qui. È molto pericoloso. Non volevo lasciarlo solo. È un militare. Venendo qui rischia la diserzione. E poi glielo devo.
Sai, mi ha aiutata a riconciliarmi con Tommaso. Con Tommaso? Vieni, ti racconto. Maria Grazia. Rodolfo. No, vattene da qui. No, ti prego, esci da questa stanza. Amore mio. Oh, no, non farlo, no, non farlo. No, non voglio che mi vedi ridotta così. Io vedo solo i tuoi occhi. E attraverso di loro arrivo al tuo cuore. Ti ho sempre amato, Maria Grazia, dal primo giorno che ti ho vista. Non ho mai smesso di farlo. Nemmeno quando mi hai rifiutato. Non posso pensare di perderti. Non lo posso accettare. Non sono io che ti sto chiedendo di allontanarti da me. Ma è il volere di Dio che deve compiersi. E se è questo che Dio vuole, allora deve esserci un senso, una ragione profonda. Ricordi, avevo paura che il nostro non fosse amore, che fosse solo la disperazione ad unirci. Rodolfo, non era così. Neanche per me. L'ho capito durante tutti quei mesi in Africa. Non facevo altro che pensarti. E amarti ogni giorno di più. Ma quando sono tornata a cercarti, per volerti confessare quello che sentivo, ho capito che non avevo più tempo, che non avevo più la possibilità. È stata Anna a dirti di me. È stata Aurora. È qui, poverina. È distrutta dai sensi di colpa. Lei pensa di essere stata la causa della nostra separazione. No. No, non deve vivere con questo rimorso. Di spiegarle come sono andate le cose. Ci rincontreremo ancora, Rodolfo. E allora sarà per sempre. Non dire così, ti prego. Maria Grazia.